siamo lieti di annunciare. Ci può fare una base tensiva? Sì. Una base tensiva. Vince il premio del pubblico maschile Francesco Pezzulli. Io lo sapevo. Ce la suoniamo e ce la cantiamo. Dai Francesco. E con lui abbiamo completato proprio il poker d'assi. Io ed eccoti qua. Lo sapevo, era l'unico che sapevo perché sta in internet, per cui sul web io lo sapevo. Loro mi hanno detto che venivano, ho detto sì, è perfetto. No, quel passetto è difficile, non è così. No, chiudi, apri e saltino là. Tu non ti fa male che ti aspettiamo domani in radio, eh? Ci vorrebbe Carlo Reali per questo. Ciao. Vabbè, dopo come ballerino comunque. Allora, volevo ringraziare tutti, grazie a tutto il pubblico, grazie dell'affetto, grazie soprattutto al trio Medusa per essere qua, due del trio, perché domani mattina alle 5.20 hanno la sveglia, alle 7 sono in diretta, lui, alle 8.10 uno mattina, per cui. Alle 8.10 avremo un ospite particolare proprio per lo spazio dedicato al doppiaggio che si chiama Voices, ospite a Radio DJ. Grazie a tutti. A mezzanotte e mezza chiudeva il parcheggio. Dai. Adesso lo forziamo. Dai. No, è vero. Siamo arrivati, palla finita. Bene, allora. Vabbè, con la macchina tua rompiamo la cosa e scappiamo con le macchine. Pezzulli, ma sei contento? È bella questa è cosa. Bellissimo. È andiamo bellissimo. Sul femminile, ce l'abbiamo la busta. Qua, sì. Eccolo qua. Resta qui, Pezzulli, per... vediamo. Il microfono, grazie. Premio del pubblico femminile vince Domitilla D'Amico. Oh, in un modo e in un altro. Io lo sapevo, non te l'ho detto. Insomma, tutta questa fatica, non te l'ho detto, non per nulla. Lo sapevo da stamattina, ma non lo, questi due li sapevo, ma non te l'ho detto. Lo sapevamo, lo sapevamo. No, il microfono, eccola. Il microfono a Domitilla, sicuramente vorrai dire qualcosa al tuo pubblico che ti ha votato. Sì, sono famosa, di solito mi metto a piangere. Guadagniamo il centro del palco, che è l'unica cosa che guadagneremo stasera. Stasera non piango, vorrei cercare di... convogliare tutte queste emozioni, non più nelle lacrime, ma nella felicità di ricevere un premio così importante, perché per chi fa il nostro lavoro, perché al di là delle dichiarazioni di questo o quell'altro attore, diciamo, dell'ultima ora, la cosa importante per tutti noi è il pubblico, cioè senza il pubblico il nostro lavoro non potrebbe esistere. E quindi sono qui stasera e penso e credo. Bello, dice, non voglio piangere. Continuerò a fare quello che faccio, quindi rispettando appunto il pubblico, ringraziando ovviamente tutti quelli che hanno deciso di votarmi, con l'intenzione e promettendo loro che non ho intenzione di tradirli. Grazie. Domitilla D'Amico. E allora signori, grazie. Ce l'ho fatta. Grazie a tutti. Manca l'ultimo premio. Ringraziamo ovviamente Domitilla D'Amico. Sotto braccio, in prima fila con Francesco Pezzulli, vi prego, tutti e due. Marty Dix. Non gli dire ti fidi. Agenti di me. Federali. NCIS. Due deficienti, guardate. No, era... Che cos'era? Eravamo in sala, è una settimana che prova i passi del balletto. È vero. Non ci dormiva la sera. Sono due io tre mesi fa gli ho detto dobbiamo fare la La Land. Faceva il passetto, mi dava certi calci. Ma è questo, è bellissimo. Dio, ho sognato una vita, ho fatto male, ma ho sognato. Io non ti ho detto niente, però te lo sei meritato. Grazie. In pieno, come tutti i nostri colleghi. Francesco Pezzulli, Domitilla D'Amico, Andrea Razza, la signora De Angelis, due del trio Medusa, Giorgio e Furio, un bacio a Gabriella, domani mattina con voi, come tutte le mattine, Radio DJ. Grazie. Stacchetto. Siamo. La candidatura del miglior film, ci siamo.